Ed eccoci, siamo di nuovo online con Fasce Pordenonesi nel Mondo per continuare il nostro viaggio alla scoperta, alla conoscenza dei corregionali all'estero della regione Friuli Venezia Giulia. Ma oggi in particolare ricominciamo un pezzetto di questo viaggio molto importante. Importante perché ci porta a conoscere corregionali che rappresentano in qualche modo la storia stessa delle fasce e ci ricordano anche quella che è la storia dell'emigrazione del Friuli Venezia Giulia. Sono i nostri presidenti, i coordinatori di quelli che si chiamano segretariati delle fasce nel mondo e quindi diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, cominciando da quella che è la protagonista dell'intervista odierna, in collegamento da Toronto, Loretta Daneluzzi Calla, coordinatrice e fasce per il Canada. Ciao Loretta. Ciao, ciao, ciao. Ciao, benvenuta. E Grazie, oggi grazie. insieme con noi abbiamo anche la fortuna di avere Luisa Forte, vicepresidente di Efasce. Ciao Luisa. Buongiorno, ciao a tutti. Elena Marzotto, che è consigliere delle fasce, amica delle fasce dei pordenonesi nel mondo da tanti anni. Ciao Elena. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. E ovviamente, dulcis in fundo, non può mancare Gino Gregoris, il nostro presidente. Ciao Gino, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Allora, Gino, io ti lascio subito la parola per presentare Loretta Kall, la nostra appunto coordinatrice fasce per il Canada e per cominciare a conoscere la sua storia. Sì, Loretta che io saluto con un grande abbraccio e do benvenuto in questa trasmissione che da qualche mese stiamo portando avanti. Come diceva Michele prima, effettivamente oggi facciamo un tuffo un po' nel cuore delle fasce pordenonesi nel mondo, no? Cominciamo ad incontrare quei segretariati che sono un po' la base su cui si fonda la nostra attività in tutto il mondo. Canada è sicuramente una delle più importanti e Loretta da qualche anno svolge questo compito di coordinamento dei nostri segretariati, soprattutto a Toronto, dove risiede, dove svolge la sua attività. Quindi è un grande piacere per me ospitarla, diciamo, in questa trasmissione e direi, Loretta, io ti cedo la parola. Raccontaci un po' di te, della tua famiglia, di come, beh, insomma, un po' la tua storia, ecco, e come Grazie. poi hai deciso di entrare nelle fasce e di continuare a lavorare per questa associazione. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno Gino, Luisa, Elena e anche Michele. Grazie per questa opportunità. Io mi chiamo Loretta Daneluzzi Calla, sono nata a Toronto nel 1954 da genitori immigrati del 1950-51. Il papà Alfredo Daneluzzi è nato a Gruaro e poi a 3 anni la famiglia si trasferì a Cordovado e poi a 7 anni a Pratullone, Fiume Veneto. La mamma, Landina del Bel Belus, è nata a Pratullone. A 20 anni i miei genitori sono immigrati in Canada, prima a Trail, British Columbia, e poi per motivo di lavoro sono trasferiti a Toronto. Adesso hanno 89 e 90 anni, allora una bella vita che hanno vissuto qui in Canada. E stanno bene, grazie a Dio stanno molto bene. La mia storia dell'immigrazione della famiglia in Canada, anzi, comincia nel 1904, quando mio nonno materno, Giacomo del Bel Belus, conosciuto come il Jack Belus a Pratullone, a 16 anni è arrivato a Fort William, che adesso è Thunder Bay, con i suoi fratelli da Azzano Decimo. Nello stesso luogo, nel 1912, emigrò la famiglia della mia nonna, Marcellina Zuccato, quando lei aveva 17 anni.
La famiglia Zuccato era origine da Bania Fiume Veneto e sono trasferiti a Cavasco Novo verso la fine dei 1800. Questo ho saputo quando sono andata a Cavasso Novo e mia mamma mi ha detto: oh, tua nonna a 3 anni è andata a Cavasso Novo. Questo non sapevo fino a quel tempo. I miei nonni si sono sposati a Fort William nel 1917. Hanno preso la cittadinanza canadese prima di ritornare in Italia con i 2 figli nel 1923. E hanno fatto la casa a Pratullone, Fiume Veneto, dove è nato mio zio. Nel 1958 i nonni sono ritornati in Canada, a Toronto. Io sono sposata da 43 anni con un immigrante veneto e alpino da Mansue, Treviso, Danilo Cal, che è immigrato qui in Canada nel 1972. E ho 2 figli, Annalisa e Giampaolo. Sono laureata dall'Università di Guelph e l'Università di Toronto e ho insegnato da professoressa in diverse scuole superiori fino 9 anni fa, quando sono andata in pensione. Loretta, che tu abbia sposato un alpino si vede dal cappello che è alle tue spalle, stilizzato, si vede chiaramente. Anche quello. Ma volevo chiederti, saluta Danilo. Ecco, salutalo, però volevo chiederti come che sensazione hai avuto quando di vivere all'estero, così lontano da quelle che erano i luoghi di origine dei tuoi genitori anche. Come hai vissuto? Come ti senti nel rapporto italiana-canadese? Insomma, la tua anima è una mischiatura. È una miscela. Ecco, questo è interessante capire, perché la tua storia è la storia di tantissimi pordenonesi, di tantissimi friulani. Allora, io abito a Woodbridge, che è un comune di Vaughan. Vaughan è una città di 325.000 abitanti che si trova al nord di Toronto, appena fuori di Toronto. È una zona maggiormente abitata da famiglie italiane, da tutti i posti dell'Italia, ma abbiamo abitanti che parlano più di 130 diverse lingue in questa zona. Il nostro sindaco e molti consiglieri sono di origine italiana, allora sono su una zona molto italiana. Qui a Vaughan si trova le sede di la famiglia Furlana, il Centro Veneto, il Club Trentino di Toronto, così pure i centri ciuciari della Basilicata, della Sicilia, del Calabrese. Allora abbiamo gente da tutte le parti dell'Italia. Adesso in pensione mi sono dedicata al volontariato e viaggiare. Sono occupata con la mia chiesa, Santa Chiara di Assisi, e il parroco è anche lui friulano, Monsignore Gian Lucio Borean, origine da Bania, Fiume Veneto, e anche una sorella che abita lì a Pordenone. Sono occupata con gli alpini, gruppo autonomo Vaughan, in aiuto al mio marito Danilo, che è capogruppo. Sono anche occupata con il Centro Veneto, mio marito è vicepresidente di Trevisani nel Mondo, e negli ultimi 10 anni con le fasce di Pordenone come coordinatrice del Canada. Sono anche socia alla famiglia Furlana di Toronto e frequentiamo tante feste e eventi organizzati dal Club Italiani, specialmente Friuli, Veneto e Trentino, e di gruppi di armi italiani come gli alpini, bersaglieri e marinai. Di solito vengo in Italia 2 volte all'anno per la donata dei alpini in maggio e dopo l'estate per i programmi e fasce. Abbiamo anche una casa a Mansue, Treviso, che è 20 minuti da Pordenone. Durante l'inverno, che il nostro inverno è lungo e freddo, andiamo via per 2 o 3 settimane o a Repubblica Dominicana o Cuba o Messico.
quella è la nostra vita qui. Bene Loretta, grazie per quello che ci hai detto. Volevo chiederti, qual è il rapporto con la terra d'origine? Qual è rimasto, cos'è rimasto di questo rapporto? Mm-hmm. Tu frequenti molto, no, il nostro paese, la nostra regione, e sei molto legata, ma come lo definiresti il rapporto con il Friuli Venezia Giulia, con la provincia di Pordenone e poi anche naturalmente di Treviso, visto che Danilo proviene da là? E poi hai un ricordo che ti è stato tramandato da parte della tua famiglia, qualcosa di particolare che caratterizza insomma anche il nostro paese, la nostra terra, no? Un ricordo di famiglia. Che viene appunto da qui, dal Pordenonese, insomma. Well, da giovane, con i miei genitori, partecipavamo alla festa e picnic dei segretariati del Club Bazzano Decimo, e feste in casa con i nonni, zii, cugini e parenti. Dall'Italia e dal Friuli da giovane ne sapevo ben poco. La mia prima visita a Pordenone è stata quando avevo 8 anni con i miei genitori e lì ho fatto anche la prima comunione sulla la chiesa del paese. È una bella festa sotto le vigne fuori, a fare il bagno su un secer fuori sul cortivo quando avevo 8 anni. Era bellissimo, mi ricordi. E dopo, bello. 18 anni sono ritornato con un tour con la scuola, che siamo andati a Venezia, Ravenna e Firenze, e basta. A casa parlavamo metà inglese, metà dialetto. Ho studiato qualche corso di italiano alle superiori e all'università, ma se non si pratica la lingua è difficile a tenerla. E qui tutti parlano l'inglese, allora è molto difficile continuare a parlare l'italiano. E allora ho iniziato a parlare un po' di più italiano quando ho conosciuto Danilo, perché lui parlava l'italiano e io parlavo l'inglese. Capisco tutto, ma era difficile per me a parlare, come anche adesso, parlo forse più dialetto che italiano. Nel 1978 abbiamo cominciato a ritornare in Italia per un tempo. Allora tutte le estate, se non ogni estate, ogni seconda estate, si ritornava sempre perché la famiglia del mio marito era là. Con questo mi sono innamorata dell'Italia, ma era più il Veneto che ho conosciuto con qualche visita a Praturlone, a Zano Decimo, per trovare i zii e i nonni paterni, e visite turistiche con i figli. Siamo andati a Trieste, Aquileia, Re di Puglia, Bibione. I miei zii non avevano figli, allora così è mancato il rapporto con cugini della mia età. Allora, non avevo un attaccamento alla terra dei miei nonni e genitori. Quello che rimane in Italia adesso, che sono morti i zii e i nonni, è una lapide di riconoscimento esposta nella chiesa di Praturlone del mio nonno Giacomo del Belpelus. E quello, non ho nessun altro là in Friuli. Ecco, però scusa se ti interrompo, Loretta, però tu hai detto una cosa bella adesso. Hai portato i tuoi figli a conoscere comunque subito, no? Appena è stato possibile, i paesi da dove hai avuto origine la tua famiglia. Questa è una cosa molto, molto bella, una scelta molto importante, no? Anche credo per voi che siete all'estero. Sì. E hanno visto tanto i miei figli, perché siamo sempre andati dappertutto con loro. Io sono stata eletta coordinatrice delle fasce del Canada nel 2010 in un incontro nella sala parrocchiale di chiesa di padre Vitaliano Papais, il fondatore delle fasce a Toronto. Eletta per prendere il posto di Santa Gino Vatri con accompagnatrice e responsabili per i progetti e fasce.
Erano presenti presidenti e vicepresidenti dei segretariati di Azzano Decimo, Ramuscello, San Vito al Tagliamento, Villotta, Castellana di Chions, Fiume Veneto, Zoppola, Pasiano, Valvasone, San Martino, Sesto Aregana, Cordovado, San Quirino, Cordenonze e Bania. E anche, sì, e Bania. Allora, anche con questo ho conosciuto tutti questi piccoli paesi che mia mamma parlava, perché una zia veniva da San Lorenzo e parlava questo friulano che al tempo io non capivo niente. Poi avevo cugini di mio papà che venivano da Sesto Aregana, e finalmente ho visto questi paesi essendo coinvolta con le fasce. Con questo un nuovo incarico, ho riscoperto le mie radici. Ho visitato parecchi paesi del Friuli, e quando li nominavo a mia mamma, lei aveva sempre qualche storia di aggiungere con questi paesi. Tutte queste belle storie di fatti e tradizioni mi davano la voglia di sapere sempre di più di piatti tradizionali, la musica, l'arte, la storia e la cultura in generale. Con questa mia profonda esperienza cerco adesso di influenzare la generazione canadese a frequentare i progetti delle fasce. Prendo ogni opportunità di fare marketing per le fasce e i suoi progetti. Allora, ogni posto che io vado, cerco friulani e parlo di questi progetti, e è bello perché voglio che loro hanno lo stesso feeling che ho io con questa riscoperta delle mie radici. Devo dire che bisogna, è da merito di padre Vitaliano Papais, un prete che nel 1984 ha avuto l'idea e poi la forza di convincere i presidenti dei club pordenonesi di fare parte alle fasce, segretariati alle fasce, e così a partecipare nei nostri progetti. Don Vitaliano aveva la visione che il risultato dei progetti potesse coltivare il valore della cultura dell'immigrante, questo feeling, questo che non si può neanche spiegare con le parole, è proprio un feeling che abbiamo come immigranti o figli di immigranti. Padre Papais, inizialmente con l'aiuto di Santa e Gino Vatri per 20 anni e poi con gli ultimi 10 anni con me, abbiamo avuto la partecipazione di centinaia di giovani in questi ultimi anni e anche famiglie. Dobbiamo dare un grande ringraziamento anche alle fasce di Pordenone per questa opportunità. Grazie Loretta, e salutiamo e ringraziamo anche tutti noi Don Papais. Elena, so che avevi una domanda anche tu da porre a Loretta. Senti, qual è stato, qual è ancora oggi il ruolo di Efasce Toronto nei confronti dei giovani italiani che vogliono cercare un lavoro in Canada? Italiani che vogliono venire qui in Canada, anche se sono professionisti, immigrare in Canada è molto difficile per via delle regole impostate del nostro governo. Ma i nostri rappresentanti italiani del governo stanno lavorando per cambiare questo. Con tutti i miei contatti ho conosciuto tanti ragazzi che sono qui adesso, e il ruolo delle fasce in Canada è per aiutare questi giovani che dal Friuli, che sono qui per trovare lavoro, che sono venuti qui con agenzie italiane. Abbiamo ragazzi del CRO di Aviano, dottori da Porcia e Zoppola, che erano venuti per fare un stage, ma poi hanno trovato il lavoro fisso qui. Loro con i figli canadesi nati qui frequentano tanti dei nostri eventi, i nostri picnics, e proviamo a get them involved, non so come si dice per italiano, così si sentono a casa anche con gli italiani qui in Canada. Anche le fasce Canada siamo sempre disposti di aiutare
questi ragazzi. Ho ricevuto dalle fasce Pordenone nomi di ragazzi che servivano aiuto e un posto di alloggio, un posto che possono trovare lavoro. E ho aiutato tanti di questi ragazzi perché ho amici che fanno come hanno una casa, che hanno tanti studenti, tanti dalla Cina, ma prendono anche quelli da italiani. E questa famiglia è italiana e vanno all'aeroporto, prendono i ragazzi, portano a casa, stanno là e che possono vivere là fino a che si sono stabiliti. Abbiamo anche aiutato questi ragazzi a trovare un posto di lavoro, come una che è venuta qui, che è andata a lavorare sull'ufficio di mio cugino, che è avvocato. Abbiamo tante conoscenze, allora abbiamo tanti connections che si può aiutare questi ragazzi. Questo è molto bello, è molto, sì, molto importante quello che hai detto. Grazie. Sì, mi permetto anch'io di sottolineare questa caratteristica, no? Questo mettersi a disposizione della nuova emigrazione, cioè degli italiani, dei friulani, dei pordenonesi che per lavoro o per necessità vengono ancora a cercare lavoro in Canada o comunque si trovano più valorizzati nella cultura canadese, no? Che non in quella italiana. E quindi vedere che rappresentanti della vecchia emigrazione come Loretta aiutano assieme agli amici delle fasce, all'integrazione, agli incontri che fanno, è molto bello da sentire. Perché io ricordo che le fasce è nata nel segno della solidarietà, solidarity, no? E questo è l'elemento che contraddistingue, ecco, le fasce, e mi pare che Loretta stia rappresentando veramente bene quei sentimenti per cui le fasce a suo tempo, tanti anni fa, oltre 100 anni fa, è stata creata. Ecco, Loretta, fra gli amici che sicuramente ti aiutano c'è una persona che hai nominato prima, che è Don Vitaliano, che io ho incontrato tantissime volte qui in Italia e devo dire anche diverse volte in Canada, nella speranza di ritrovarci presto. Io voglio... Prima di farti una domanda un po' particolare, voglio ricordare a te, ma anche a tutti gli amici canadesi, che una delle più buone brovada col musette io l'ho mangiata nella sala della chiesa dove era parroco Don Vitaliano. Questo gliel'ho già detto lui e lo dico sempre perché è veramente vero. Ma volevo chiederti, proprio dopo questa mia dichiarazione, tu hai dei piatti italiani preferiti? E sai perché te lo chiedo, Loretta? E te lo chiedo perché abbiamo intenzione di presentare un progetto per quanto riguarda anche l'insegnamento o comunque come si cucinano i piatti della tradizione friulana. È un progetto che avvieremo tra breve e spero sarà gradito anche per tutti quelli che come te, no? E come tanti altri hanno ancora il gusto delle tradizioni oltre che della cultura. Allora, Loretta, cosa vorresti vedere come si cucina in Italia? E così tante cose che mi piace del Friuli, del Veneto, del Northern Italy, you know? E tutto il cibo, perché unisce tutta la gente, come mi piace molto le storie del Friuli, mi piace molto l'architettura, mi piace i freschi, l'arte, il mosaico. Il Friuli è su un posto, e anche il Veneto, su un posto che mezz'oretta sei in montagna e puoi camminare in montagna e con l'aria fresca, sentire i suoni dei campanacci delle mucche, fermare in una maglia, un ristorante tra mezzo di
niente, e trovare polenta e salsiccia con anche il frico si può mangiare. Poi mezz'oretta sei al mare, col sole, a fare il bagno e mangiare il pesce fresco. Senza dimenticare i prosciutti di San Daniele, i formaggi, le mostarde, la gubana di Cividale, le sagre dei paesi che si trova tutto il cibo particolare di questa zona. Questo ho avuto l'esperienza di fare con tutti questi anni che vengo lì in Italia. Le piazze dove si va a passeggiare, si può fermarsi per un bicchiere, un spritz, un bicchiere di prosecco o mangiare il gelato, un gusto ogni giorno, perché il gelato è il mio favorito. E of course il shopping. Mi piace tanto il shopping in Friuli. Anzi, i miei cugini, adesso abbiamo tutte, la mia mamma, le mie zie, hanno tutte 90 anni. E fra i cugini abbiamo deciso di fare un cookbook, un libro con tutte le ricette le nostre madre. E stiamo adesso preparando questo libro con tutte le ricette tradizionali che le nostre mamme cucinavano. Qui sulla nostra zona si trova tanti prodotti italiani, allora è facile di continuare con la tradizione di cucinare friulani, veneto e tutte queste ricette. E come ho detto, si vuole tenere questa tradizione. Io vedo anche mia figlia, cucina tanto come noi abbiamo imparato a cucinare con la nonna e allora e tante ricette friulane che cucina. Ti proporremo come ambasciatrice ufficiale della cultura enogastronomica del Friuli Venezia Giulia, del turismo nella nostra regione, assolutamente. Io mi sento molto a casa in Italia. Non è che quando che io vengo là in Italia ho la mia casa e mi sento che abito là e con la famiglia del mio marito che sono tutti là, mi sento molto al mio paese. Allora io ho due paesi, là in Italia e anche qui, e per me è uguale, sono innamorata con l'Italia, è bello di visitare, ma sono anche contenta di essere qua in Canada, allora è il meglio di due mondi. È una doppia cittadinanza a tutti gli effetti, a tutto tondo, a 360 sì. gradi. Sì, sì. Mia mamma mi dice sempre che io sono più italiana di che lei. Ah. Bello, bello. Allora io direi anche Presidente, salutiamo, ringraziamo e salutiamo veramente sì, Loretta sì. per questo suo tempo prezioso, per averci raccontato una parte della sua storia, averci fatto un po' entrare anche in questa anima, no? In questo feeling di essere canadese ma di essere italiana, e insomma e sicuramente ti aspettiamo Loretta, ti aspettiamo appena insomma, con questo possibile. Covid speriamo che si può certo. continuare, sì. Qui da noi per continuare i progetti con le fasce, i progetti che sappiamo così importanti mm-hmm. anche per tutti i giovani che anche in questi anni hai accompagnato a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia. Grazie. Volevo Loretta ringraziarti anch'io e con l'occasione anche ti prego di salutare tutti gli amici che abbiamo incontrato gli anni scorsi, tutti mm-hmm. i rappresentanti dei segretariati delle fasce, speriamo che tu li veda o comunque se non potete vedervi almeno vi vedrete con le piattaforme sì. no, che internet mette a disposizione. Il ricordo è sempre vivo e la speranza è quella che presto ci si possa riabbracciare e continuare il nostro percorso di reciproco aiuto per portare avanti sempre in alto il nome di Pordenone della sua provincia e dell'Italia in particolare. Grazie. Grazie a tutti. Alla prossima puntata. Grazie. Ciao Loretta. Grazie Loretta. Ciao. Ciao, Loretta. Ciao.